Sono numeri da capogiro quelli riferiti agli sbarchi di immigrati sulle nostre coste, vite e storie terribili di gente che lascia la propria terra infestata di odio e violenza e scappa dalla guerra e dalla fame, sperando di trovare posti più sicuri e sereni. Partono senza portare niente con loro, solo la speranza che quel lungo viaggio non si trasformi in tragedia. Nel 2015 circa 1 milione di persone ha attraversato il Mediterraneo, si tratta del dato più alto di sempre. Pensate che erano 216.000 nel 2014, 60.000 nel 2013 e 22.000 nel 2012. Nei primi 5 mesi del 2016 i flussi di persone in arrivo via mare sulle coste europee è in aumento. Sembra che il mondo si stia abituando a vedere fotografie di bambini morti e gente annegata nel canale di Sicilia. I numeri sono assolutamente esagerati, soprattutto nell'ultimo quinquennio, tranne una flessione proprio l'anno scorso nel 2015, sono ripresi con il 2016 in maniera esponenziale il numero di sbarchi. Abbiamo un aumento di circa il 25% rispetto all'anno scorso. Già contiamo circa 68.000 arrivi via mare solamente nei primi 5 mesi dell'anno 2016. A questo si aggiunga che questa è una piccola parte rispetto a quella che comunque la migrazione via mare anche rispetto alla rotta greca. Per cui sembra proprio che si sia venuta a creare una sorta di assuefazione rispetto alla notizia migrazione. Secondo Miraiotta, l'Italia in termini di accoglienza dovrebbe migliorare il sistema. L'Italia ha sicuramente una capacità di organizzazione e di gestione anche d'accettazione rispetto alla tematica accoglienza fuori dal comune. È chiaro che a mio personale avviso dovrebbero essere messe in atto tutta una serie di misure dal punto di vista strutturale e organizzativo che vadano a migliorare e implementare il sistema, che diciamo è appena sufficiente in questo momento.